Allora, io ho fatto il regalo a Matteo, questo qua, questo pacchetto qua, e non vi dico cos'è, lo vedrete dopo. E secondo me lui se l'aspetta, però ci eravamo promessi di non farci regali, però nessuno dei due ha mantenuto la promessa. E non che la cosa mi dispiace. E adesso glielo consiglierò. Non leggere l'adesivo perché c'è sopra il nome del negozio. Però già, secondo me tu hai capito cos'è. Forse sì, e sei un pazzo. Pazzo. Grazie mille, baby. Ok, forse ho capito cos'è. E sei un pazzo. Esagero. Amo, strappala. Si sta facendo scoi. Baby, è bellissimo. Ma tu sei impazzito. È giusto, ok, sì, il watch di Climax. È bellissimo. È giusto, no? Sì. Io grazie mille. Volevo scriverci dentro una frase, tipo, spero che ti ricordi, cioè, penserai a me quando lo userai. Ma certo, che penserai a te? Solo che me l'hai incartato subito e... Tranquillo. Comunque questo qua è il diario bianco, tutto bianco, con le pagine bianche. E col bacio di Klimt, che è il suo quadro preferito. Grazie, baby, ti amo. Non è nulla di che, però. No, è tantissimo. A te che costa un fottio. E comunque no, è molto... Secondo me c'era anche quello più grande. Sì, che proprio però non l'ho trovato. Grazie, amore, ti amo. Buona te. Ciao, guysers. Oggi scoprirete che cosa ho regalato alla mia bimba per Natale. Allora, essenzialmente io non sapevo che cosa regalarle, perciò ho pensato ad una sorpresa molto carina. Invece che regalargli un oggetto, ho pensato, perché non regalargli un'esperienza da poter vivere insieme. Le sue due cantanti preferite sono Lady Gaga, a cui è stato un concerto nel 2012, e Mina. Mina è una cantante che ha avuto il suo periodo d'oro, tipo, adesso non lo so, però tipo nel 1950, una cosa del genere, comunque tempo fa, e dopo aver essenzialmente litigato con la Rai, con la televisione, si è ritirata a Lugano, in Svizzera, e non ha più fatto concerti, però continua a fare discografia, e lui vorrebbe tanto, tanto andare ad un suo concerto, peccato che lei purtroppo non li fa. Perciò io ho pensato, cioè ho cercato sul sito Ticket One e ho trovato dei biglietti per un tributo a Mina e Celentano. Perciò ho pensato che, cioè, sarebbe stato come andare veramente ad un suo concerto. E allora, insomma, ho preso questi biglietti, che sono questi. Li ho presi sia per me che per lui. Perciò, insomma, ho pensato potesse essere una cosa carina da fare insieme, e almeno poteva comunque vedere il suo idolo, anche se non veramente. Il concerto sarà il 18 febbraio 2020, tra l'altro 18, il giorno che noi facciamo l'anniversario. E niente, vabbè, i prezzi sono qui, però più o meno siamo comunque in seconda fila, quindi abbiamo pagato veramente poco per essere in seconda fila. E nulla, insomma, andremo il 18 febbraio, probabilmente magari faremo un video che vi lasciamo il link qua sotto, quando ovviamente sarà già successo, perché ora non ancora. Comunque questi biglietti avevo pensato di metterli in questa busta, questa magnifica busta che ho fatto io, essenzialmente l'ho ricoperta con quella carta lì, e il fiocco l'ho comprato, ce l'ho appiccicato, questo l'ho ritagliato, ci ho scritto io, e vabbè, questa è una busta di Amazon, è una busta di Amazon, quindi perfetto, cioè fantastico. Ora vediamo il momento della consegna. Hey la guysers, è arrivato il momento di dare questa magnifica sorpresa alla Bibi, che i suoi capelli sono bellissimi, non la rimane mai vero. Ok, Bibi, sei pronta? Sei pronto? Sì, sono pronto. Allora, cosa ti aspetti? Allora, un pezzo di carta. Allora, vuoi che ti dia prima un indizio su cos'è, o vuoi aprirlo così? No, dai, voglio un indizio. Allora, anzi, un indizio da te, da me. Ok. Tu hai sempre voluto andare su una Bentley, sì. A sentire
a sentire. Non devi dargli un soggetto, cioè un... Esatto, stai dando. Quindi andrò a sentire qualcosa per forza. Vabbè, ma e non così esplicito. Esatto. Cosa dico? Facciamo così, ti inizia tu, Marti. Ti portano da qualche parte. Inizia tu, quindi. È un'esperienza. Esatto, è l'inizio. Allora, ci avrei scommesso. Ti viene in mente qualcosa? Un'esperienza da fare, da sentire qualcosa. È tipo di un'auto. No, sentire. L'altro indizio te lo do io. Sì. Musica. Mina. No, ma Mina non fa più concerti. Non fa più concerti. Non fa più concerti. Non è detto. Non è detto. Comunque che bello il fiocco, è bellissimo. Grazie, è quello che volevo. Faglia. Ok, sembrano due biglietti. Grazie, così posso completare la mia... Mina verso Celentano. Ma davvero canta Mina? È praticamente è un tributo a lei con un'attrice, una cantante che ha la voce simile a lei. Settore poltronissima. Sembra in prima fila. Ma che figata! È il Teatro della Luna ed è praticamente di fianco al Forum del Sangue. Ed è tipo il 18 febbraio, tra l'altro, il nostro giorno del mese anniversario. E ci sono Mina e Celentano, che sono praticamente due cantanti che sono sia fisicamente che vocalmente identici. Cioè, come può essere, scusa? Sono fanno i tributi. Bello, che figata. E niente, comunque siamo molto vicini. Felicissimi. Che giorno è il 18? È una reaction per il pubblico. Sto per me, wow. Bellissimo. Non è Mina e Celentano, però insomma sono molto simili. Chissà cosa grazie. Niente. Anch'io. Grazie. Non me l'aspettavo questo. Mi aspettavo tipo più. Ti deve arrivare qualcosa. Come fa lui di solito. Ah no. Che lui stampa le cose. Guarda, ti deve mandare. Ma io ti ho detto che non è un oggetto che è radicato. Io te l'ho detto. Però ho pensato che potesse essere anche un'esperienza. Quello l'ho pensato. Beh, io ho pensato che comunque tu. Cioè, hai sempre voluto andare al concerto di Mina. E siccome non hai fatto più. Questo è un modo per andarci. E loro sono davvero identici. Davvero, sono identici. Io ho visto subito. Biglietti, no, wow, ciao, ciao, fantastico. Vi mandiamo un prossimo video, iscrivetevi, mettete mi piace e al prossimo video. Che bello che sono le tue ciabatte. Ma a parte quello, sono proprio belli.